A distanza di diversi mesi dalla manifestazione organizzata davanti al comune di Roseto degli Abruzzi, continua a tenere banco l'emergenza ucraini sulla costa teramana, una vicenda che sta creando problemi a quegli albergatori che si trovano a dover continuare ad erogare un servizio senza però essere risarciti, e questo perché in diverse strutture è stato cancellato l'erogazione del contributo di accoglienza. Noi dal 15 di giugno che ce l'hanno cancellati al programma Designa e li hanno abbandonati qui, si sono scordati che loro esistono, non si fa vedere più nessuno. La situazione è critica. Uno, perché non veniamo retribuiti dalle fatture da aprile, e due, perché loro hanno bisogno di una sistemazione al più presto, perché ci sono ragazzi che vanno a scuola e qualcuno vuole trovare una sistemazione. Caricano il barile al Dipartimento Nazionale, noi nel frattempo abbiamo perso una stagione estiva, è uno scaricabarile tra uno e l'altro, ma il problema rimane, gli ucraini sono qui abbandonati insieme agli alberghi. Condizioni incresciose, quindi, quelle in cui da mesi sono costretti a convivere ospiti e ospitanti. Per questo, per far sentire le loro ragioni, i profughi ucraini hanno deciso di dare inizio a uno sciopero della fame, il metodo di protesta politica non violenta più antico e ricorrente della storia. Adesso questa situazione è difficile per noi e anche per Anthony, per sua famiglia. Noi vogliamo restare in questa regione, questa comuna, perché adesso lo so tutto dove sta l'ospedale, mia figlia va a scuola qui e anche c'è un amici. Ecco perché iniziamo una sciopero della fame.